Oggi alla Belab si è parlato di open data, di dati disponibili sulla gestione dei rifiuti. ATE ISVA ha presentato il report sulla gestione dei rifiuti urbani nelle capitali europee, un lavoro iniziato già nel 2014 e che ha proseguito nel 2015, che ha coinvolto 6 capitali europee, come un network, una piattaforma di scambio di dati sulla gestione dei rifiuti. Non solo dati fine a se stessi, ma anche metodologie, buone pratiche ambientali, come queste capitali che rappresentano, che hanno delle caratteristiche comuni in termini di quantità, di numeri di abitanti, quantità di rifiuti prodotti, densità abitative, quindi rappresentano delle caratteristiche molto peculiari ed è una buona pratica quella di metterli a fattor comune e di creare delle piattaforme di scambio, scambi anche culturali. I dati oggi presentati hanno visto 6 capitali europee, Berlino, Parigi, Varsavia, Vienna, Roma e Amsterdam. Il dato che emerge da questo confronto è che innanzitutto, come buona pratica, la prima buona pratica ambientale è la prevenzione. Senza la prevenzione non è possibile affrontare correttamente, seriamente la gestione dei rifiuti. Parigi, per esempio, è una delle capitali più impegnate su questo fronte. Va assolutamente rimarcato anche l'aspetto impiantistico, che è un aspetto fondamentale. In Italia parlare di buone pratiche di gestione rifiuti significa esclusivamente parlare di raccolta differenziata. La raccolta differenziata è un metodo, è una modalità di prelievo di rifiuti, ma non dobbiamo dimenticarci che non può essere fine a se stessa. La raccolta differenziata è il metodo con cui vengono intercettati i rifiuti e consegnati per la produzione di materie nuove, materie prime e seconde, al settore industriale, per cui la parte industriale, e nelle capitali europee questo si è visto in maniera molto forte, è parte integrante di un sistema corretto di gestione dei rifiuti.